In questo periodo si comincia a parlare di rumors su iPhone 16 e iOS 18 in maniera un po' più concreta e credibile. Ci sono già diverse voci che girano, ma dato che francamente non avevo voglia di fare un classico video sui leaks, ne avete visti tutti in questi giorni e ne parlo già abbastanza negli shorts, ho pensato di fare una cosa un po' diversa, un video che mi piace fare tanto in tanto e che trovo sempre molto gradevole, ovvero cosa vorrei da iPhone 16 o 16 Pro e iOS 18. Quindi fantastichiamo un po' su quello che potrebbe essere il futuro degli smartphone, per quanto se mi seguite in maniera un po' più assidua saprete che non sono molto entusiasta pensandoci. Quindi iscrivetevi e iniziamo. Partiamo dall'hardware, quindi iniziamo da iPhone 16 e 16 Pro per poi spostarci tra poco su iOS 18, quindi la parte più legata al software. Prima cosa che vorrei su iPhone 16 Pro, indubbiamente, o 16 standard anche, è una ricarica più veloce. Ora gli iPhone 15 Pro caricano a una velocità massima intorno ai 27 watt, che non è lenta, però anche solo quando ho provato i 45 watt offerti dal Galaxy S23 Ultra ho visto una certa differenza e vedere l'iPhone che carica adesso, sì, cioè non è appunto lento, però vedo come potrebbe essere almeno un po' meglio. So che molti hanno paura della velocità di ricarica più alta in quanto temono possa rovinare la batteria, e questo è vero, ma fino a un certo punto, perché non è il wattaggio più alto di per sé che danneggia la batteria, ma il calore che ne consegue. Comunque ormai ci sono soluzioni per non correre neanche questo rischio, ad esempio suddividere la cella della batteria in due e caricarle simultaneamente con metà del wattaggio, in modo da comunque avere la ricarica massima possibile, però producendo molto meno calore. Insomma, in un mondo di smartphone che superano anche i 200 watt, forse fino esagerato da quel punto di vista, d'accordo, però per intenderci, i 27 di iPhone mi sembrano un po' pochi, ecco. Magari 45, 45 per andare a matchare quello che è il Galaxy S24 Ultra, mi sembra un buon compromesso. Secondo desiderio, colori migliori. Vi sembrerà forse una cagata, e lo è probabilmente, ma d'altra parte l'iPhone è ormai molto completo, quindi per sognare e guardare al futuro bisogna cercare un po' nelle finezze. Per quanto riguarda gli iPhone 16 standard, quei modelli non Pro, Apple deve comprare delle nuove cartucce, soprattutto per quanto riguarda il blu, l'azzurro, perché l'anno prossimo potremo veramente avere un iPhone 17, no 16, cos'è? Sì, sono i 15 questi. L'iPhone 16 bianco che fa anche le veci del blu. E per quanto riguarda i modelli Pro, basta con questi colori così spenti, cupi, anche un po' tristi. Va bene che vuole essere professionale come iPhone. E facciamo così: fai bianco e nero, perché praticamente quelli sono obbligatori al giorno d'oggi. Fai un altro colore serio, come può essere stato quest'anno il titanio naturale o il blu. E poi però il quarto fai qualcosa di un po' acceso, di un po' bello da vedere, di un po' carico. Come fu il, come si chiamava? Tipo Sierra Blu, quella roba lì del 13 Pro. Quello era molto carino. Quell'azzurro così bello vivace, ma vi dico la verità, a me piacerebbe tanto vedere un iPhone arancione o non lo so, verde lime addirittura, rosa, una roba così, un iPhone Pro del genere, figata. Lo vuoi giallo? Lo vogliono anche giallo, segnate, mettete nella lista. Mettete anche in lista che è il caso di iscriversi al canale, ve lo dico, insomma, se guardate tutti i miei video vi ricordo che l'iscrizione chiaramente è gratuita, come è gratuito anche il like e la campanellina delle notifiche che vi farà sapere ogni volta che esce un mio nuovo video. E nulla da dire, insomma, se mi seguite vi va di supportarmi in maniera completamente gratuita, appunto, grazie a chi lo farà e a chi l'ha già fatto. Punto numero 3, è ora di mettere promotion su tutti gli iPhone, anche i modelli non Pro. Partiamo dal presupposto che non credo ci arriverà mai, semplicemente, perché Apple lo chiama ProMotion. I 120 Hz sono il ProMotion, secondo Apple. E non c'è nessuna funzione, nessuna tipologia di funzione Pro sugli iPhone non Pro. Che ci sta, ma se ci pensate, da quest'anno anche il processore, la 17 Pro, e non si sa l'anno prossimo, probabilmente non ci sarà un processore Pro sugli iPhone non Pro. Allo stesso modo, Pro RAW, Pro RES, funzioni Pro non vanno sull'iPhone che non è Pro, e ci sta. Però io temo francamente che a questo punto Apple non porterà mai il ProMotion sugli iPhone non Pro, semplicemente. Mi auguro di no, il mio punto è proprio dire speriamo che lo mettano, francamente, ma proprio per mostrare un po' d'amore anche a chi tra di noi non vuole prendere l'iPhone Pro per mille motivi, ad esempio il prezzo più alto, molto legittimo. Va bene, abbiamo parlato della parte più hardware e ora spostiamoci al software, perché iOS 18 è vicino, mancano pochi mesi in realtà alla WWDC. Sì, meno di 4 praticamente a questo punto. Sì. Quindi cosa vorrei? Partiamo con miglioramenti alla batteria.
batteria. E non parlo per forza di un'autonomia migliorata, anche se chiaramente è sempre ben accetta, questo proprio senza ombra di dubbio, ma vorrei più dettagli sulla carica e scarica. Quando metto l'iPhone in carica vorrei vedere quanto manca per completare la ricarica, o ancora meglio, vorrei vedere quanto manca per arrivare all'80% e soprattutto l'80% sapere quanto manca il completamento della ricarica. Quando poi vado a staccare l'iPhone e lo uso nella vita di tutti i giorni, vorrei poter vedere, anche solo magari dal centro di controllo, più o meno stimata l'autonomia residua, quindi darmi un'idea di quante ore e quanti minuti avrò ancora prima che l'iPhone mi muoia in mano, praticamente. Peraltro, se volete inserire questo tipo di stima nel centro di controllo, potete anche cogliere l'occasione per ridisegnarlo completamente. Francamente, io non lo trovo così obsoleto e vecchio come molte persone dicono. A me piace ancora, sarei disposto a tenerlo ancora così, però in effetti è molti anni che c'è, quindi se volete dargli una passata di vernice fresca, sì, non mi opporrei neanche. Passiamo al secondo punto vero e proprio, comunque, del centro di controllo, ovvero Siri. Siri, è da dire, ora è per forza da dire. Per ora è sufficiente per chiedergli di fare una chiamata al volo o mandare messaggi mentre sei in auto, per il meteo o per controllare la scena attiva al momento su HomeKit, però al di fuori di quello è più un shortcut vocale che un assistente vero e proprio. A quanto pare Apple sta lavorando molto con l'intelligenza artificiale, tanto che solo nel 2023 hanno acquisito ben 32 startup proprio legate al mondo dell'IA. Quindi che Apple punti su questo per migliorare Siri o che mi mettano un elfo dentro l'iPhone che risponda alle mie domande, a me non interessa, basta che la situazione migliori, perché ora come ora è pressoché drammatica. Altro miglioramento software poi che mi piacerebbe, e non poco, sono miglioramenti alla lock screen. Ci sono stati passi avanti negli ultimi anni, soprattutto con iOS 16 abbiamo visto molta più personalizzazione e mi piace, però quello è proprio un primo passo. In realtà si può fare molto di più e in particolare ho individuato tre sottocategorie, diciamo. Il primo è aggiungere più font per quanto riguarda l'orario, quello che ti compare in alto non appena accendi l'iPhone. Ora ci sono sei diversi, appunto, font tra i quali scegliere, sei diversi caratteri, se volete dire, però ce ne potrebbero essere molto di più e renderli, insomma, anche un po' più pervasivi. Ad esempio, la scritta del giorno della settimana sopra il font, sopra l'orario, anzi, rimane col font standard di iPhone anche quando vai a mettere qualcosa di più particolare. Quindi vorrei che, appunto, anche la scrittina sopra vada a matcharsi con quello che è il font scelto per la schermata di blocco a questo punto. Punto 2, darci la maledetta possibilità di riordinare le varie schermate di blocco nel menu di selezione e non tenerle per forza nell'ordine in cui le abbiamo create. Questa è una roba che chiedo ormai da tanto e non vedo l'ora arrivi, perché veramente non ne posso più. Punto 3, darci la possibilità, e questa è una cosa che abbiamo visto con iOS 16 durante l'estate, mi ricordo, con le varie beta che uscivano, dicevamo dai che la metteranno, dai che la metteranno, dai che la metteranno. Sono passati 2 anni e ancora non c'è nulla, quindi dateci la possibilità di cambiare le shortcut rapide nella parte bassa della schermata di blocco. Ora come ora sono fisse a torce fotocamera, ma per me, con l'iPhone 15 Pro, non ha senso. Non ha senso perché per la fotocamera mi basta fare uno swipe verso sinistra e la apro. Per quanto riguarda invece la torcia, tastazione, la torcia si accende e si spegne. Guarda che magia. Quindi per me questi due pulsanti sono inutili, sono completamente inutili, e vorrei, proprio come le tastazioni, fossero personalizzabili con magari una decina di possibilità diverse. E di sicuro metterei la non disturbare, in modalità non disturbare attivabile rapidamente con uno dei due pulsanti. Forse con l'altro metterei lo switch tra muto e suoneria, insomma quello classico che una volta era al posto del tastazione, oppure un comando rapido, non lo so, insomma ci sarebbero veramente tante possibilità da questo punto di vista. Apple, è ora di svegliarsi e di aggiungere questo tipo di shortcut. Vabbè raga, queste sono un po' le mie idee per quanto riguarda iOS 18, iPhone 16, iPhone 16 Pro. Fatemi sapere, mi raccomando, le vostre. Appunto, ormai siamo anche vicini alla WWDC e quindi poi, una volta arrivata l'estate, un attimo che escano anche i nuovi iPhone, e di robe ce ne sono tante. Il sole poco alla volta, come vedete, sta avanzando sulla mia spalla, quindi è il caso di salutarci qui. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, sì, perché no, anche di lasciare un like, cliccare la campanellina, sempre gesti che io apprezzo tantissimo e mi supportano. Potete condividere il video con chiunque possa trovarlo interessante, io credo sia un video anche carino, leggero, quindi ci sta. Appunto, il commento, mi raccomando, fatemi sapere cosa vorreste voi. Altro da dire? No, altro da dire, io non vedo l'ora di che sia mercoledì, perché parto e faccio 3 giorni via, e quindi poi non mi vedrete online per 3 giorni. Non è vero, credo di aver preparato contenuti anche per quando sarò via. Vi farò sapere. Ciao belli, ci vediamo in live domani sera 18:30, un po' dopo forse. Ciao.